Ciao a tutti, di nuovo ben ritrovati. La settimana è iniziata e per le piazze europee si è già conclusa la prima seduta. Ne approfittiamo per fare così un check molto veloce, visto che ci siamo lasciati solo domenica con la panoramica dei principali listini. E la questione adesso è, Piazza Affari, comunque sia, i mercati correggeranno, quindi andremo incontro a delle vendite oppure c'è ancora uno spunto rialzista per stupire e magari portarsi addirittura per quanto riguarda Piazza Affari oltre quota 30.500 punti, livello che comunque sia è già decisamente ottimo per il FTSE MIB quest'anno. Dunque, la prima seduta ci dice che sì, effettivamente manca un po' di quello slancio, perché oggi chiudiamo negativi. 30.241 punti meno 0,44% la seduta di Piazza Affari. Il DAX ha fatto peggio, perde uno 0,60%, mentre gli Stati Uniti, appunto, vi dicevo, sono ancora in rialzo, ancora brillanti. Domani vediamo un po', perché oggi con i minimi che siamo andati a toccare non abbiamo nemmeno toccato il minimo dei 30.150, e quello è il focus su cui secondo me si giocherà un po' tutto. Se Piazza Affari dovesse romperlo al ribasso, ci sarebbe subito un affondo piuttosto facile in area 30.000 punti, e poi li vediamo un po'. Lì non mi sbilancio perché area 30.000 punti è da attenzionare. Se il FTSE MIB volesse stupirci, potrebbe semplicemente fermarsi lì e poi magari dare un ultimo slancio per le ultime sedute dell'anno. Ormai ne abbiamo veramente poche, meno di 10. Ma comunque sia, le cose sono da monitorare, sono da seguire. Oggi vediamo cosa è successo in particolar modo appunto a Piazza Affari. Cominciamo da un titolo perché oggi c'era l'esordio di Brunello Cucinelli al posto di CNH. Sicuramente perdiamo un po' in termini di capitalizzazione per quanto riguarda l'intero listino. Devo dire che non ha praticamente brillato, forse è questa salita dovuta alle attese che si sono create appunto per l'esordio, poi alla prova dei fatti oggi Brunello Cucinelli infila anche una seduta negativa, chiude a 84 e 40, meno 1,29%, e graficamente per il momento non dà grossi spunti, tanto è vero che volevo fare un'analisi proprio così in questi giorni, ma aspetto che possa raggiungere magari qualche livello un pochettino più interessante. In questo momento direi nulla di particolare. Per quanto riguarda il FTSE MIB, eccoci qui, 30.241 punti, per cui i 30.005 anche adesso siamo alla quinta seduta consecutiva, per cui ci teniamo anche a distanza di sicurezza da quota 30.005. Abbiamo, come vi ho anticipato adesso nella premessa, un possibile test, qui me lo aspetto proprio a 30.150 su questi minimi, dopodiché vediamo se ci fermiamo qui. Se invece dovesse rompersi questo minimo, è facile un approdo in area 30.000 punti, su cui si gioca veramente, diciamo, un po' tutto la storia per quanto mi riguarda. Se si scende sotto quota 30.000, allora, come già anticipato da Marco durante la settimana, è possibile anche un affondo quantomeno in area 29.600-29.700. Se ci fermiamo a 30.000, non è escluso che, visto che abbiamo i listini americani che sono ancora in rialzo, Piazza Affari possa addirittura stupire e vada ad allinearsi con questi acquisti, insomma, che ancora non cedono negli Stati Uniti, per cui un ritorno verso quota 30.500 e forse anche qualcosina di più. Ci vediamo anche qualche titolo, anzi, prima di vederci qualche titolo, ci vediamo il DAX, perché anche il DAX ripiega. Il DAX aveva fatto veramente una cavalcata long, forse anche migliore di quella del FTSE MIB, nessuna praticamente pausa se non fino a quota 17.000 punti secchi. Oggi, se
sta sui 16.650, per cui anche qui qualche affondo nella seduta domani c'è da aspettarselo. Momentum in divergenza che conferma adesso la tendenza negativa, quindi un po' di sprint secondo me si è perso. Vediamo anche qualche titolo. C'è Ferrari, ve lo segnalo perché in questo titolo era già stato analizzato proprio recentemente il recap, e quella divergenza ribassista che non andava a confermare gli ultimi prezzi, gli ultimi massimi raggiunti, va a confermare appunto che sono scattate le vendite. Ed ecco qua, vedete la divergenza che c'era. Fino a questo punto si è saliti, dopodiché le ultime sedute con questi massimi avevamo già un momentum in discesa, mentre i prezzi continuavano a salire. Ecco qui la divergenza, magari se riesco anche a inquadrarla con... Eccoci. E da qui è sceso, e Ferrari è uno di quei titoli che poi quando ingrana la retromarcia scende abbastanza velocemente, dai quota 300, praticamente 45 euro. Oggi ha toccato un minimo a 315, quindi ha corretto abbastanza. Operazione tra l'altro fatta anche sul nostro canale premium. Questo è un bello short che ci siamo aperti proprio in corrispondenza dei massimi, per cui siamo anche contenti noi e i nostri abbonati. Dopodiché, un titolo che abbiamo segnalato anche in real time, che è STM, anche questo uno short aperto e già concluso per quanto ci riguarda, proprio dai massimi di questa candela. Oggi, secondo noi, poteva andare a ricoprire velocemente il gap che era ancora aperto. Infatti, così ha fatto, chiude a 45,49, e per come ha chiuso domani mi aspetto anche un test in area 44,27, per cui penso che ci sia almeno un'altra discesa su questi livelli, ma titolo che è sempre abbastanza ben impostato. Adesso potrebbe mettere così nel mirino la ricopertura di questo gap a 47,60. Se riesce a scaricare ancora qualcosa, potrebbe poi magari fare anche lui un ulteriore sussulto entro la fine dell'anno. Se andiamo a vedere anche i titoli che si sono mossi meglio oggi a Piazza Affari, abbiamo Telecom, la miglior performance più 4,50%. Poi, se andiamo ad analizzare un po' i primi 10 titoli, troviamo Unicredit, che è stato abbastanza comprato nonostante la debolezza un po' di qualche bancario. Ad esempio, Intesa non è riuscita a fare come Unicredit, ha chiuso il ribasso dello 0,38%, invece Unicredit è salita. Poi troviamo nelle prime posizioni ancora qualche bancario, Banca Popolare di Milano e MPS, che ha fatto praticamente un dietrofront fino a quota 3 euro. E troviamo nelle prime posizioni però Eni, Tenaris e Saipem, che si sono apprezzate, penso anche perché il petrolio sta dando segni di vita. Era partito già bene questa mattina, al momento transita in area 73,58, si porta a contatto dell'area bassista. Vediamo un pochettino domani se riesce a dare qualche input in più. Per il momento si inquadra come un semplice rimbalzo. Basta, io direi che il brevissimo aggiornamento per oggi termina qui, ma penso proprio che ci vedremo anche domani, perché domani mi sa che sarà una seduta di quelle proprio da commentare e da analizzare a fondo. Grazie per l'attenzione, lasciate un like e alla prossima.